segno, anche se mente, può essere anche utile alla gente. Stavolta hanno scelto la Romagna e subito hanno chiesto: che si mangia? È vero che è spaziante e premuroso, offerto un buffet più che decoroso, con 10, 100, 1000 stuzzichini curati da un così bel personale che anche non avendo alcun languore, seppure fossero stati sofficini, avrebbero placato ogni livore montato sullo screzio più banale. Romagna di San Giovese sta sempre nel mio cuore, anche in segno di che si è indita a far l'amore. Ma invece questi parlano di cucina, eppur non sanno fare una frittata. Se trovano una cosa un po' carina, la fanno diventare una pesantata. Ma dico, se è una cosa interessante, non c'è mica bisogno di spiegarla, è bella, e se riesci anche a pagarla, non stai a pensare al posizionamento. Se è di moda e ha giusto il portamento, la compri e poi la metti per mostrarla. Terracciano, ci sta. Sta testualizzazione pure, ma che follia, la testa io ce l'ho, uso la mia, e se sostengono che io ce l'ho dura, ma dai, loro ce l'hanno in muratura. Non vogliono capire che la scienza, se non riesce a far riempire la panza, anche se non ti fa manco la grinza, se tu la porti avanti con costanza, rimani in un'eterna adolescenza, arrivi a 50 anni e poi si danza. Hanno detto che la vita quotidiana è un'arte, no, non è sopravvivenza. Eppure, per avere una parvenza di giovani brillanti intellettuali, gli tocca fare mille tarattelle e prendere i lavori interinali. Ma poi la sera, per guardare le stelle, si appartano, spengono i fanali e attaccano queste articolazioni, andanti, attori, modalizzazioni, freco, valvole, landoschia, detto catacritico, macchi! Ma riescono questi semiologi a essere più semplici, a lanciare sguardi complici? Ormai anche i filosofi sono bravi a fare spettacolo, sanno arrivare al popolo dalla televisione con una prolusione su Wahrheit and varietà. Ma su, e qua c'è la sede, professor Fabri, dato che è il genio sull'oci. Su, professor Fabri, lei, prima che finisca, ci presenti la gradisca, ci porti dai patacca, ci insegni quel segreto della felicità, la monna di Topor, che invita a far l'amore, amor senza